Buona serata e ben ritrovati all'appuntamento con l'edizione serale del nostro telegiornale. In apertura la cronaca a Palermo, alle battute conclusive, il processo per la strage di Capaci in cui perse la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie ed i tre agenti della scorta, tutti pugliesi. Sono state richieste 5 anni di ergastolo per 5 persone accusate di aver preparato la strage e gli esplosivi. Il servizio. Adesso occupiamoci di caporalato perché è stato firmato a Roma un importante protocollo dai ministri dell'agricoltura, del lavoro e degli interni. L'intesa è stata sottoscritta con alcuni governatori regionali. Per la Puglia c'era Michele Emiliano insieme anche alle organizzazioni sindacali ed alle associazioni di categoria. Che cosa prevede questo protocollo? Innanzitutto il miglioramento dell'accoglienza dei lavoratori. Punto centrale sarà la regia delle prefetture che saranno chiamate sui singoli territori ad un'azione di coordinamento, grazie anche all'attivazione di tavoli permanenti presieduti dai prefetti. Al Ministero del Lavoro garantirà il confronto tra le parti sociali e istituzionali, quello delle risorse agricole, il coordinamento delle operazioni di controllo del territorio del Corpo Forestale. Adesso un'ampia pagina culturale, iniziamo con San Severo perché domenica scorsa c'è stata l'inaugurazione della mostra per i 60 anni di Andrea Pazienza. Presenti la mamma e un suo collega. Sentiamo. Per quanto riguarda invece Cerignola, importante appuntamento sabato 28 maggio con Dante Alighieri. L'evento è stato organizzato dall'INRWIL, la sezione femminile del Rotary Club, insieme al Liceo Classico Zingarelli, diretto da Giuliana Colucci. Saranno presenti importanti relatori, fra i quali il professor Rosario Colucci dell'Accademia della Crusca, la professoressa Giovanna Frosini e poi Michele Mirabella, storico conduttore televisivo ed anche docente all'Università La Sapienza di Roma, che parlerà di Dante con la sua lezione dal titolo Leggere e far leggere Dante. Ci sarà anche la possibilità di visitare il laboratorio Giustizia e Misericordia a cura degli ragazzi dello stesso liceo. Adesso andiamo ad occuparci della pagina sportiva, anche in questo caso molto ampia. Cominciamo con il basket, vigilia di grande attesa per l'Allianz Unas, sabato seconda giornata di ritorno del torneo per la promozione in Serie B è difficile trasferta da vincere a Pozzuoli. Il servizio. Adesso andiamo a sentire quello che ha dichiarato il coach della formazione di Pozzuoli, Mario Serpico, in merito proprio alla sfida di domani contro la formazione biancazzurra dell'Allianz Udas. Sentiamo. In chiusura di telegiornale, torniamo alla cronaca. La notizia di un buco da 2 milioni di euro in seno all'ASL Poggio, circa i budget gestiti da alcuni presidi ospedalieri, tra cui quello del Tatarella di Cerignola, hanno fatto tornare alta la tensione intorno al presidio ospedaliero Ofantino. Tra l'altro c'è stato anche nei giorni scorsi, in base al progetto di riorganizzazione della ASL, anche la rimozione di Rocco D'Alessandro alla guida del Tatarella come direttore sanitario. Al suo posto è andata Antonietta Costantino. La denuncia era partita da due sindacati aziendali che hanno denunciato alla Corte dei Conti il sistematico ricorso all'istituto della pronta disponibilità utilizzato per la copertura di turni di medici ed infermieri. Per l'ex direttore sanitario D'Alessandro, la situazione dei sindacati non è più condivisa con la ASL, anche perché ha rappresentato un modo per garantire la maggiore presenza di medici e non lasciare tutto in carico al pronto soccorso. Vedremo come andranno gli sviluppi. Noi per il momento ci fermiamo qui per questa sera. Vi ringraziamo per averci seguito. Prossimo appuntamento con l'informazione, con la prima edizione del nostro telegiornale Weekend, domani mattina alle 9. A tutti un buon proseguimento di serata.